Allora, oggi continuiamo a sviluppare le regole necessarie per calcolare gli errori nelle misure indirette. Ricordiamoci che sono indirette quelle misure che si ottengono attraverso operazioni matematiche fatte su altre misure. Quindi in questo caso le operazioni matematiche di cui ci occupiamo sono quella di moltiplicazione e di divisione. Vediamo come si trova l'incertezza quando si effettuano queste operazioni. Vediamo un caso abbastanza semplice in cui effettivamente ci si trova ad effettuare un'operazione di moltiplicazione con delle misure precedentemente fatte. Supponiamo di voler misurare l'estensione del pavimento di una stanza. Supponiamo che il pavimento sia di forma rettangolare e supponiamo che vengano misurate le due dimensioni del rettangolo, quindi le dimensioni della stanza, con un metro. Quindi abbiamo misurate l'altezza e la base di questo rettangolo. Immaginiamo che che sia un metro, che sia qualunque altro strumento per misurare le lunghezze, si ottengano i seguenti risultati. L'altezza del rettangolo vale 2,80 più o meno 0,01 metri, e supponiamo che la base del rettangolo sia 4,20 più o meno 0,02 metri. Quindi, ricapitolando, A e B sono i risultati di due misure dirette, cioè è stato utilizzato uno strumento. Tramite questo strumento si è ottenuta la misura 2,80 e una stima dell'incertezza dell'errore sulla misura, cioè 0,01. In modo analogo, per l'altra dimensione del rettangolo è stato usato uno strumento, si è ottenuto 4,20 per la misura e 0,02 per l'errore nella stessa misura. Il problema che ci poniamo è di calcolare l'area, abbiamo detto, quindi se vogliamo sapere quant'è l'estensione di questa superficie, dobbiamo effettuare un'operazione che dalla geometria conosciamo. L'area si ottiene moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo. È chiaro che da un punto di vista geometrico l'operazione è abbastanza banale, si tratta di eseguire il prodotto di 2,80, che è la misura di A, metri, per 4,20 metri. Il risultato che otteniamo è in metri quadri. Andiamo a prendere la calcolatrice per eseguire il calcolo dell'area. Abbiamo 2,80 per 4,20 uguale 11,76. 11,76, che per il momento riportiamo così com'è, come viene fuori dalla calcolatrice. Il problema che ci poniamo ora è quello di trovare l'errore su quest'area, cioè se 11,76 è la stima dell'area, dobbiamo ricordarci che 2,80 e 4,20 non sono misure esatte, nessuna misura lo è, ma sono misure affette da errore, 0,01 metri e 0,02 metri rispettivamente. Per cui attraverso questi errori dobbiamo trovare una stima per l'errore nell'area che abbiamo appena calcolato, cioè noi dobbiamo essere in grado di scrivere il risultato dell'area nella forma A uguale 11,76 più o meno l'errore, che per il momento non conosciamo, e quindi mettiamo un punto interrogativo a destra del simbolo di più o meno. L'area sarà misurata in metri quadri. Quindi dobbiamo riuscire a togliere questo punto interrogativo e mettere al posto di esso una stima dell'errore. Come si trova l'errore? Nel caso di una moltiplicazione, l'errore viene trovato in tre passi. Il primo passo è quello di calcolare gli errori relativi sulle grandezze che abbiamo misurato direttamente, cioè su A e B. Che cos'è l'errore relativo? Per definizione, l'errore relativo è il risultato della divisione tra l'errore, detto anche errore assoluto, cioè quello che compare a destra del più o meno nelle misure già effettuate. Quindi sarebbe 0,01 per la prima misura e 0,02 per la seconda misura. E poi al denominatore, nella divisione, si mette invece la misura. A volte può essere un valore medio. Se
Quindi prendiamo l'errore assoluto, quello che porta all'unità di misura. Dividiamo per la misura, scusate, è misura al singolare, e otteniamo una stima per l'errore relativo. Vediamo di farlo sia per la misura A che per la misura B. Allora, l'errore relativo, da notare la particolare simbologia che andiamo ad utilizzare. La E indica l'errore, la R serve che sto calcolando l'errore relativo, e la A indica la grandezza della quale sto calcolando l'errore. L'errore relativo su A è dato dall'errore su A diviso A, dove l'errore su A non è altro che il valore che abbiamo qui riportato, cioè 0,01, mentre A è 2,80. Quindi abbiamo 0,01 metri diviso 2,80 metri. Nonostante ci siano le unità di misura, sia sull'errore che sulla grandezza, poiché esse compaiono al numeratore e al denominatore, si possono semplificare, è una divisione che stiamo facendo. Quindi il numero che viene fuori è senza unità di misura, e questa è una caratteristica dell'errore relativo. 0,01 diviso 2,80. Prendiamo di nuovo la calcolatrice per calcolare il risultato di questa divisione. 0,01 diviso 2,80. Otteniamo 0,0036. 0,0036. Poiché sugli errori si lascia solitamente una sola cifra significativa, e quindi abbiamo 2, 3 e 6, effettuiamo un arrotondamento ad una sola cifra significativa, cioè 0,00 dovremmo riportare solo il 3, ma la cifra accanto al 3 è maggiore di 5, quindi arrotondiamo per eccesso e il 3 diventa 4. Ripeto, questo che abbiamo appena calcolato è l'errore relativo sulla misura di A. Si chiama relativo perché non porta unità di misura, perché il risultato del rapporto tra l'errore e la misura, quindi è l'esito di questa divisione come confronto tra l'errore e la misura, e l'errore rapportato alla misura. In modo analogo calcoliamo l'errore relativo sulla misura B. Errore relativo su B. In questo caso per B abbiamo per l'errore assoluto 0,02, per la misura 4,20, allora al numeratore portiamo l'errore 0,02 metri, al denominatore portiamo il risultato della misura, cioè 4,20 metri. Ecco che anche qui si semplifica l'unità di misura e dobbiamo semplicemente eseguire la divisione come abbiamo fatto prima. 0,02 diviso 4,20. Di nuovo prendiamo la calcolatrice, 0,02 diviso 4,20 uguale 0,0048. Anche qui arrotondiamo ad una sola cifra significativa, e quindi invece di 48 mettiamo 5. 0,00, gli zeri si riportano sempre, altrimenti stravolgiamo il valore del numero. 0,005. Questi che abbiamo calcolato e che sto cerchiando in verde sono gli errori relativi sui due lati del rettangolo. Errore relativo sull'altezza, errore relativo sulla base. Ricordiamoci la definizione di errore relativo. Quindi questo è il primo passo per arrivare a rispondere alla domanda qual è l'errore sull'area. Il secondo passo è trovare l'errore relativo sull'area. Per fare questo si applica una regola di propagazione degli errori per quanto riguarda le moltiplicazioni, che è quella che dobbiamo effettivamente introdurre qui. La regola è la seguente, lo indico come passo numero 2. L'errore relativo di un prodotto tra due grandezze misurate è uguale alla somma dei singoli
errori relativi delle due grandezze. Cerchiamo di spiegare meglio di che si tratta. Lo rileggo. L'errore relativo di un prodotto tra due grandezze misurate è uguale alla somma dei singoli errori relativi delle due grandezze. Come si traduce in termini pratici questa regola? Se noi abbiamo trovato l'errore relativo sulla grandezza A, abbiamo trovato l'errore relativo sulla grandezza B e stiamo cercando l'errore relativo sull'area ottenuta mediante il prodotto A per B, allora l'errore relativo su quest'area si ottiene sommando i due errori relativi che abbiamo precedentemente trovato. Quindi si esegue la somma dell'errore relativo su A, dell'errore relativo su B e otteniamo l'errore relativo sull'area. Nel nostro caso, andando a guardare i risultati precedentemente ottenuti, abbiamo 0,04 per l'errore relativo su A e 0,005 per l'errore relativo su B. Di conseguenza, applicando la regola appena enunciata, abbiamo che l'errore relativo su A è uguale a 0,004 più 0,005. Il risultato è 0,009. Questo secondo passo ci ha portato allora a conoscere l'errore relativo sull'area. Attenzione, perché questo è ancora l'errore relativo, cioè quello che si ottiene dal rapporto errore su misura. Non è ancora l'errore misurato in metri quadri sull'area, cioè quello che deve andare qui al posto del punto interrogativo accanto al più o meno nella misura dell'area. Per trovare l'errore effettivo sull'area, l'errore misurato in metri quadri, possiamo utilizzare una formula inversa rispetto alla definizione di errore relativo. Se noi per trovare l'errore relativo facciamo il rapporto tra l'errore assoluto e la misura, per trovare l'errore assoluto possiamo moltiplicare l'errore relativo per la misura. Cioè, l'errore relativo su A si potrebbe ottenere, se noi conoscessimo già l'errore assoluto, cioè quello che stiamo in realtà cercando, dividendo l'errore assoluto per A. Noi in questo momento possediamo il valore dell'errore relativo, perché lo abbiamo appena calcolato, e possediamo il valore dell'area, che abbiamo calcolato come primo passo. Qui, l'area 11,76. Ma allora possiamo invertire questa formuletta e ottenere per l'errore assoluto il prodotto dell'errore relativo per l'area. In termini pratici, nel nostro caso l'errore relativo abbiamo detto vale 0,009 e l'area abbiamo detto vale 11,76 metri quadri. Da notare che ancora una volta l'errore relativo non porta unità di misura, l'errore assoluto sì, perché adesso a moltiplicare abbiamo un'area che presenta l'unità di misura espressa in metri quadri. Eseguiamo questo prodotto. per 11,76 è uguale a 0,106 metri quadri. Quindi, nel calcolare l'errore dobbiamo utilizzare una sola cifra significativa. Accanto alla prima cifra significativa c'è uno 0, che è la prima cifra che stiamo eliminando insieme al 6. Quindi possiamo effettuare un arrotondamento per difetto e scriviamo semplicemente 0,1 metri quadri. Questo è finalmente l'errore che stavamo cercando, quello da mettere al posto del punto interrogativo, accanto alla misura dell'area. Quindi possiamo scrivere finalmente il risultato complessivo della misura indiretta A uguale 11,76 più o meno 0,1 metri quadri. Un ultimo passo qui è il seguente. Noi abbiamo scritto il risultato dell'operazione di prodotto esattamente come veniva fuori dalla calcolatrice con tutte le cifre 1, 1, 7 e 6.
Adesso che conosciamo l'errore, possiamo anche valutare se è necessario un arrotondamento su questa misura oppure no. Ricordiamoci che quando si è in possesso dell'errore, si può decidere se arrotondare o no, effettuando prima un allineamento tra l'errore e la misura. Quindi sotto la misura scriviamo l'errore allineando le virgole. Da notare che la virgola va con la virgola. L'allineamento delle virgole serve ad allineare le cifre che hanno pari importanza, cioè unità con unità, decimi con decimi ed eventualmente centesimi con centesimi, decine con decine e così via. In assenza delle virgole, questo è il criterio, si allineano le cifre con pari importanza. A questo punto possiamo subito vedere che l'errore espresso dalla cifra 1 va ad associarsi con la cifra 7. Questo ci dice che le cifre significative della misura sono quelle che vanno dalla prima cifra a sinistra fino alla prima cifra allineata con l'errore, cioè il 7. Invece le cifre che sono a destra del 7 sono tutte non significative. Questo 6 può essere eliminato. Quindi sono significative le cifre 1 e 1, che sono cifre certe in quanto non hanno associato alcun errore. La prima cifra affetta da errore è il 7 ed è anche l'ultima cifra che consideriamo significativa. Quelle che stanno a destra sono completamente oscurate dalle dimensioni dell'errore. Di conseguenza sono non significative e le dobbiamo eliminare tramite un arrotondamento. Quindi in questo caso siamo costretti ad arrotondare. Come si arrotonda? L'arrotondamento consiste nell'eliminazione delle cifre non significative. Inoltre, poiché l'ultima cifra che stiamo lasciando, cioè il 7, ha accanto un 6 che è maggiore di 5, qui è necessario effettuare un arrotondamento per eccesso, cioè l'1 e l'1 li riscriviamo e l'ultima cifra significativa viene arrotondata aumentandola di 1. Dopodiché la quarta cifra non la scriviamo, mettiamo il più o meno e l'errore. Questo è effettivamente il risultato definitivo della nostra misura con l'errore calcolato, 11,8 più o meno 0,1 metri quadri. Possiamo occuparci adesso della seconda operazione, cioè la divisione, per vedere come si calcola l'errore nel caso in cui si effettui un'operazione di divisione. Un esempio pratico potrebbe essere questo. Supponiamo di aver misurato il volume di un contenitore di forma cilindrica. Magari semplicemente l'abbiamo riempito e abbiamo visto quanti litri d'acqua sono necessari per riempirlo. Di conseguenza abbiamo ottenuto per il volume un valore di 145 più o meno 1 litri. Vogliamo sapere quant'è l'area di base del cilindro. Ma siccome non è facilissimo misurarne il raggio, perché bisogna far coincidere il metro esattamente con una linea passante per il centro, quello che facciamo è ne misuriamo l'altezza utilizzando un metro, altezza che chiamiamo h, e supponiamo che per h si sia ottenuto il valore di 1,20 più o meno 0,01 metri. Vediamo tra l'altro che qui ci sono unità di misura diverse, il volume è espresso in litri e l'altezza è espressa in metri. La prima cosa che dobbiamo fare intanto è convertire il volume in metri cubi, in modo tale che sia compatibile con una misura di lunghezza fatta in metri. Volume uguale, ricordiamoci che da litri, che corrispondono a decimetri cubi, per passare a metri cubi occorre dividere per 1000. Di conseguenza bisogna spostare la virgola di 3 posti verso sinistra. Il volume diventa 0,145 più o meno, la stessa operazione va fatta sull'errore, che diventa 0,001 metri cubi. Quindi abbiamo un volume espresso in metri cubi e un'altezza espressa in metri. La misura indiretta che vogliamo fare è quella dell'area di base.
area di base che può essere ottenuta in questo modo, come il rapporto tra il volume e l'altezza. Questo perché sappiamo che per ottenere il volume di un cilindro è necessario moltiplicare l'area di base per l'altezza del cilindro. Di conseguenza, la formula inversa permette di calcolare l'area. Se per ottenere il volume dobbiamo effettuare una moltiplicazione, per ottenere l'area effettuiamo una divisione tra il volume e l'altezza, cioè l'altezza che se ne va a dividere qua sotto. E otteniamo per l'area questa formula. Allora si pone come prima il problema di capire come si fa, conoscendo l'errore sul volume e conoscendo l'errore sull'altezza, a calcolare l'errore sull'area, anche in questo caso. Allora, prima effettuiamo il calcolo dell'area, questo è abbastanza semplice come abbiamo fatto prima. Per il calcolo dell'area facciamo il rapporto tra il volume espresso in metri cubi, quindi 0,145 metri cubi, diviso 1,20 metri, uguale. Per l'unità di misura abbiamo un rapporto fra metri cubi e metri, quindi il 3 diventa 2, semplifichiamo metri qua sotto. Per quanto riguarda la parte numerica, abbiamo 0,145 diviso 1,2 e viene 0,121. 0,121, che, come abbiamo già fatto in tutti gli altri casi, richiede eventualmente un arrotondamento, però questo dobbiamo stabilirlo dopo che è stato calcolato l'errore. Quindi per noi l'area è 0,121 metri quadri. Per capire quanto vale l'errore dobbiamo, come prima, passare dagli errori relativi. La regola di calcolo dell'errore sulla divisione è identica a quella utilizzata per la moltiplicazione, cioè prima si calcolano gli errori relativi sulle due grandezze che stiamo dividendo, cioè il volume e l'altezza. Errore relativo sul volume uguale errore sul volume diviso il volume. L'errore sul volume vale 0,001, il volume vale 0,145, quindi abbiamo 0,001 diviso 0,145 metri cubi e metri cubi. E come prima, trattandosi di due grandezze con la stessa unità di misura, si fa il rapporto e il risultato che viene per l'errore relativo è un numero senza unità di misura. 0,001 diviso 0,145 è uguale a 0,0069. 0,0069, che possiamo arrotondare per eccesso ad una sola cifra significativa, che in questo caso sarebbe il 6. Arrotondato per eccesso diventa 7. 0,007. Poi calcoliamo l'errore relativo sull'altezza. Andiamo a vedere quali sono i dati necessari. Per l'altezza abbiamo un errore assoluto di 0,01 e una misura di 1,20. Quindi dobbiamo eseguire la divisione tra 0,01. Prima scriviamo la parte simbolica però. Errore sull'altezza diviso l'altezza. 0,01 fratto 1,20. Ancora una volta prendiamo la calcolatrice, 0,01 diviso 1,2 uguale a 0,0083. Che possiamo arrotondare stavolta per difetto, lasciamo una sola cifra significativa, cioè l'8, la prima cifra diversa da 0 a partire da sinistra. E la cifra successiva, il 3, lo possiamo trascurare, trattandosi di una cifra inferiore a 5, effettuiamo un arrotondamento per difetto. Quindi scriviamo 0,008. Arrotondare per difetto, ricordiamoci, significa riscrivere la cifra significativa che stiamo lasciando, così com'è, senza nessuna correzione, e togliere le cifre successive. Quindi gli errori relativi in questo caso sono 0,007 e 0,008. Poiché stiamo effettuando una divisione, applichiamo la regola per la divisione, che è identica a quella per la moltiplicazione, come prima accennato, cioè la vado a scrivere. L'errore
relativo in una divisione è uguale alla somma degli errori relativi del dividendo e del divisore. L'errore relativo in una divisione è uguale alla somma degli errori relativi del dividendo e del divisore. Che vuol dire? Dal momento che noi abbiamo effettuato la divisione tra il volume e l'altezza per ottenere l'area, allora l'errore relativo su questa area è uguale alla somma dell'errore relativo sul volume, il volume è il dividendo, più l'errore relativo sull'altezza, che è il divisore. Ecco cosa vuol dire la regola. L'errore relativo sulla divisione, sul risultato della divisione, cioè sull'area, è uguale alla somma dell'errore relativo sul dividendo e dell'errore relativo sul divisore. Quindi, volendo effettuare il calcolo numerico, abbiamo che l'errore relativo sull'area per noi è uguale a l'errore relativo sul volume è venuto 0,007, quello sull'altezza 0,008, 0,007 più 0,008 è uguale, effettuiamo la somma, 7 e 8 fa 15, quindi abbiamo 0,015. A questo punto, come abbiamo fatto prima per il prodotto, noi abbiamo l'area che è pari a 0,121. E l'errore relativo sull'area che è pari a 0,015. Occorre calcolare l'errore assoluto sull'area. L'errore assoluto sull'area si ottiene moltiplicando l'errore relativo per la misura. Questa regola vale in generale. Se per calcolare l'errore relativo si fa la divisione fra l'errore e la misura, per calcolare l'errore assoluto si fa il prodotto tra l'errore relativo e la misura. E quindi abbiamo 0,015, l'errore relativo, per l'area che è 0,121 metri quadri, ed ecco che compare l'unità di misura. 0,015 per 0,121 uguale 0,0018. 0,0018 metri quadri. Ancora una volta possiamo arrotondare l'errore ad una sola cifra significativa, dal momento che c'è 8 come seconda cifra significativa, che è maggiore di 5, la cifra che lasciamo, cioè l'1, deve essere arrotondata per eccesso e diventa 2. 0,002 metri quadri. E siamo così in grado di scrivere il risultato della misura ottenuta mediante divisione insieme all'errore. 0,121 più o meno 0,002 metri quadri. Da notare che se facciamo l'allineamento tra l'errore e la misura, scriviamo l'errore qui sotto, 0,002, osserviamo subito che la cifra che rappresenta l'errore cade sull'ultima cifra significativa che abbiamo scritto sull'area. Non ci sono quindi a destra di questa altre cifre da rimuovere, per cui questa misura può essere lasciata così com'è, senza alcun arrotondamento. Il risultato della misura è semplicemente 0,121 più o meno 0,002. Abbiamo così visto come calcolare l'errore anche in una divisione. A questo punto posso proporre degli esercizi che possono essere svolti allo stesso modo. Un esempio è il seguente. Supponiamo che ci sia un'automobile che sta viaggiando ad una velocità di 80,0 km orari, con un errore però
di 0,2 sulla velocità stessa. Supponiamo che si misuri il tempo di viaggio di questa automobile, il tempo t. Questo tempo supponiamo che sia pari a 3,7 più o meno 0,1 ore. Vogliamo sapere quant'è lo spazio percorso da questa automobile, cioè quanta distanza ha percorso nelle 3,7 ore in cui ha viaggiato a questa velocità. Questo spazio può essere calcolato mediante un prodotto V per T. Allora, lascio a voi il calcolo del risultato di questa operazione, della velocità per il tempo e dell'errore sul risultato. Questo come primo esercizio. Come esempio di divisione, eseguiamo il seguente esercizio. Supponiamo che si voglia conoscere la massa e poi la densità di un certo materiale. Supponiamo per esempio di avere un oggetto di cui sia stata misurata la massa mediante una bilancia e si è stato ottenuto il seguente risultato: 257 più o meno 5 grammi, e supponiamo che il volume V dello stesso oggetto sia stato misurato ottenendo il seguente risultato: 174 più o meno 2 centimetri cubi. Si definisce densità il rapporto tra la massa e il volume, quindi il risultato di una divisione. Allora noi dobbiamo calcolare la densità eseguendo la divisione tra la massa e il volume. Si propone quindi di calcolare questa densità e poi di trovare l'errore sulla densità conoscendo l'errore sulla massa e l'errore sul volume. Questo viene proposto come secondo esercizio.